Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come Enrico Papi per i 25 anni di matrimonio con Raffaella Schifino, da cui ha avuto Rebecca, 23 anni, e Jacopo, 15, si regala la cover di chi? Il 58enne nella lunga intervista al settimanale si racconta senza filtri e sorprende. Quando gli si domanda di rapporti con la moglie, risponde: l'incesto anche no. Rivela anche di sentirsi fluido. Le nozze d'argento con la 51enne sono un grande traguardo. Lo so, siamo ai limiti della perversione. Scherzi a parte, incontrare una donna come lei è stata una fortuna. Poi, chiaramente, anche noi abbiamo avuto i nostri alti e bassi, spiega Papi. Abbiamo vacillato parecchie volte, ma quando le cose non vanno nella giusta direzione ci sono due possibilità: o si tenta di risolvere il risolvibile, aggiustando tutto, oppure bisogna capire come mettere la parola fine senza fare del male a nessuno. Sono fortemente convinto che sia molto meglio una separazione serena e rispettosa, di un matrimonio infelice. Le crisi non li hanno portati all'addio per merito di Raffaella. E, sempre stata paziente e comprensiva. Il presentatore, opinionista dell'ultima Isola dei Famosi, sa qual è stato il segreto della sua unione: lasciare il giusto spazio all'altro di esprimersi. Sulla passione tra di loro Enrico confessa: quando sento alcune coppie che dicono di conservare la stessa passione dei primi tempi, penso che siano da ricovero immediato. Dopo un po' nei matrimoni si diventa come dei parenti. Insomma, l'incesto anche no, grazie. Poi sottolinea: mia moglie si arrabbierà quando leggerà questa confidenza, ma è la verità. Il conduttore 58enne, sposato da 25 anni con Raffaella Schifino, 51 anni, si svela senza filtri. I due sono genitori di Rebecca, 23 anni, e Jacopo, 15. Raffaella non gli perdona la sua libertà. Sono attratto dal bello e si indispettisce se mi scappa un commento. In passato, sempre a chi, Papi aveva detto: la fedeltà appartiene allo spirito, non al corpo. L'essere umano non è nato per essere monogamo. A proposito di queste parole dice: sono ancora della stessa idea. Negli equilibri di una coppia poi, può succedere di tutto. L'importante è che non venga meno il rispetto. E chiarisce: la fedeltà, per come la intendiamo noi, non esiste. Quelli che dicono il contrario mentono sapendo di mentire. L'artista perdonerebbe un tradimento. Certo che sì. Il tradimento è sopravvalutato. Poi chiaramente tutto dipende dall'entità del tradimento stesso. Raffaella sa perfettamente che sono attratto dalla bellezza e che sono curioso per natura. Con questo non sto dicendo che siamo una coppia libertina, ma nel nostro rapporto non regna l'ipocrisia. Nessuno è proprietario dell'altro. Quando vedo i profili di coppia, che sia su Instagram o su WhatsApp, tremo. Quando gli si domanda se anche la moglie farebbe lo stesso, Papi replica: e, una donna troppo intelligente e sa dare le giuste priorità. Noi abbiamo la fortuna di compensarci. Lei è pratica e risolutiva, mentre io sono più visionario. In alcuni momenti siamo complici. In altri amanti, in altri ancora marito e moglie, in altri amici perfetti. Arriva alla fine l'ammissione. Il giornalista gli chiede se potrebbe definirsi fluido. Assolutamente, anche se non credo nelle etichette. Io sono un esteta, vado oltre. Ai suoi figli ha dato un insegnamento per lui importantissimo. A loro ho insegnato il rispetto e suggerito di inseguire sempre la felicità. Qualunque essa sia,
Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen more of a man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man, I am waiting for the dark clouds. I can't wait to kiss the sun. God.